Quando si è saputo dalla stampa che aveva l'intenzione di fare un supermercato, Despar, se non sbaglio, è nato spontaneamente un comitato per opporsi a questa scelta, non solo perché avrebbe rovinato il bene monumentale e storico che è, ma anche perché un supermercato in quella zona dove vicino oltretutto c'è già un supermercato Coop, ce n'è un altro più avanti, poi per l'ampiezza del teatro stesso era chiaro che era un supermercato per turisti anche questo. Per cui questo comitato si è mosso facendo tra l'altro Italia Nostra, ha fatto un accesso agli atti in soprintendenza per avere progetti eccetera eccetera, si è fatta una petizione che ha raccolto in poco tempo molte firme, si è fatto pressioni sul pressioni, cioè nel senso buono ovviamente, sensibilizzazione eccetera anche a livello nazionale sul Ministero dei Beni Culturali, in quanto la nuova soprintendente ha inviato il progetto al Comitato di Settore. Per fortuna il Comitato di Settore ha bocciato quel progetto che era appunto per tradurlo diciamo in supermercato, in quanto avrebbe rovinato irrimediabilmente, ad esempio nella cabina di regia mettevano le cose tecniche, avrebbero tagliato dei pezzi di ringhiera eccetera eccetera. E diciamo, ecco, da ultimo dico questo, c'era già purtroppo anche la licenza commerciale, per cui era difficile opporsi a una cosa se non attraverso questo, nel senso che le prescrizioni che ha dato il Ministero dei Beni Culturali, per carità, possono sì fare un supermercato, però devono attenersi a quelle prescrizioni che di fatto diciamo lo impediscono, ecco, se non appunto in maniera proprio soft eccetera. Adesso è lì fermo proprio per questo, sappiamo che la proprietà non ha ricorso contro, poteva farlo, ma contro, non ha ricorso contro questa decisione del Ministero, e da quanto sappiamo è per adesso almeno naufragata questa possibilità anche di fare un supermercato più soft.